Peppagliano, stasera un dibattito, per più che un dibattito, la presentazione di un libro molto interessante e attuale, un libro dedicato alla città metropolitana, quindi capire le dinamiche non è semplice neanche per i politici, figurarci per i cittadini, quindi un'ottima occasione questa qua a Piazza Camagna per approfondire e capire meglio. Sì, sicuramente, abbiamo preso l'occasione, spunto da questo libro che ha scritto un nostro socio, un nostro aderente, che è appunto il dottore Beniamino Cordova. Eccolo qua. Che è un urbanista della nostra città, e quindi lo presenteremo stasera, e sarà anche un motivo e occasione per incominciare, o quantomeno per riprendere il cammino della discussione sulla città metropolitana, che è un cammino importante, un cammino che porterà questa città ad essere protagonista. Oltretutto è vicino. Certamente, ci sono delle scadenze imminenti, addirittura a novembre ce ne dovrebbe essere una, che se sarà rispettata dovrà incominciare a ragionare sullo statuto della città metropolitana. Appunto la conferenza dei sindaci dell'area metropolitana dovrebbero incominciare a lavorare sullo statuto, quindi scadenze importanti, scadenze che il governo ha già messo in agenda, ma che purtroppo per situazioni oggettive, sappiamo che il comune capoluogo, Reggio Calabria, dovrebbe essere poi il comune capofila, il comune al quale dovrebbe poi scaturire il sindaco della città metropolitana, è commissariato, e quindi bisogna aspettare che questo venga. Ecco, diciamo, c'è una matassa un po' ingarbugliata. Però di questo parleremo anche stasera, sia con l'autore, il dottore Cordo, sia anche con i nostri ospiti, che sono i sindaci dell'area ionica e tirrenica, appunto Vizzari e Imperitura. Ecco, diciamo che i protagonisti della creazione di questo statuto poi in effetti dovrebbero essere i primi cittadini. Certamente, certamente. Perché i sindaci che aderiranno alla città metropolitana, che non per forza dovrà avere i confini geografici della provincia di Reggio Calabria. Anche questo è un mito da sfatare. Magari anche altre realtà fuori provincia potrebbero aderire, come qualcuno ha già in passato. Per esempio Vibo Valentia, per esempio, certo. Qualche comune del Vibonese ha espresso il desiderio di far parte dell'area metropolitana di Reggio Calabria, quindi la discussione è aperta. Ecco, anche questa è un'informazione nuova che molti cittadini e anche molti politici, secondo me, non sanno che c'è. No, ma è quello che è importante, credo, stasera è sottolineare e stigmatizzare un certo tipo di luogo comune, perché dice la città metropolitana è un contenitore vuoto. Non è un contenitore vuoto perché la normativa prevede che le città metropolitane si possano dotare, oltre che di statuti propri, anche di finanziamenti e di entrate anche proprie. Da una parte proprio e dall'altra anche maggiori entrate da parte dello Stato, con una normativa abbastanza precisa, quindi significa maggiori entrate, maggiore possibilità di sviluppare un percorso finanziario ed economico ovviamente più importante, significa più lavori pubblici, significa interventi sul sociale, significa immaginare anche un progetto dal punto di vista della mobilità, che è quello poi prettamente importante dal punto di vista anche della comunicazione interna dei comuni stessi. Beh, diciamo che inizia un percorso di approfondimento e di informazione che è abbastanza interessante. Grazie a Peppagliano. Grazie a voi. Grazie.